Ma tu sei a Leonardo da Vinci? Al classico? No, io ho fatto ragioneria. Ah, ma hai già finito, no? Ti sei già diplomata? Stai fresca, no. Ho ripetuto 2 volte la prima e poi ho finito. Sicura che non ti secca andare da sola? No, è che è un posto un po' isolato. Però hai ragione tu, è meglio se rimani con Rossella. Dai, faccio subito. Elena, aspetta. Aspetta. Forse è meglio se vado io. La vedi quella gioielleria là? Adesso io scenderò e andrò a comprare un anello. E questa sera chiederò alla mia donna se vuole diventare mia moglie. Eccomi qua. Scusami se ci ho messo tanto, ma sai com'è? Io faccio fatica perfino a scegliere una camicia, figurati un anello di fidanzamento. Che poi se non le piace, che cosa potrà mai succedere? Al massimo si rifiuta di sposarmi. Comunque, insomma, vediamo che ora si è fatta. Ho ancora tempo per prepararmi per il grande passo ed è ancora presto per l'incontro con il manager dei Posillipop, che già il nome è tutto un programma. Ti va di andare a bere qualche cosa? Oh, guarda che non sei obbligata se non hai voglia. Non è questo, ma... Ma niente, ma offro io. Andiamo. Come vuoi. Va bene. Però vengo a fare jogging solo se facciamo 20 minuti di corsa e 5 minuti di baci. Eh sì, dobbiamo riprendere l'allenamento anche lì, scusa. Scusami, ti devo lasciare. Sta tornando mia mamma. Ciao. Ciao, amore. Ciao, ciao. Ah, ma allora il dado è stato tratto, eh? Eh? Cosa hai detto? No, parlo dell'università. Sei deciso per il DAMS. Comunque potresti telefonare a Gaia, la figlia della mia collega. Lei è già al terzo anno. Io sinceramente non ho ancora deciso con sicurezza, eh. Ah, no? No, è che ti vedevo così assorta. Sì, no, il DAMS mi piace tanto. Ci sono tante materie strane, mi piace... Però oggi sono andata a vedere architettura con Paola. Mamma, è bellissima! Ci sono un sacco di materie diverse. Anche lì c'è arte e disegno, le materie scientifiche. Le materie scientifiche? Ma da quando in qua ti interessano, scusa? Vabbè, è normale. Con una mare medico-scientifico-sanitario è normale che gli interessino le materie scientifiche. Lei ha sempre detto che un medico in famiglia basta e avanza, o sbaglio? Infatti, no. Poi a medicina c'è da studiare troppo. No, sai che cosa invece mi intriga un sacco e non mi dispiacerebbe per niente? Psicologia. È inutile pure quello, perché psicologi in famiglia basta uno, so io. Vabbè, insomma, psicologia, architettura, DAMS. Ma non è che qui dentro c'è qualcuno con le idee un po' confuse? Forse dovremmo fare come si fa in America o in Australia. Ah. Sì, lascia stare l'Australia, lo so come fanno là. Come i canguri, saltano da una facoltà all'altra. No. Ma perché non ti iscrivi a portineria? Abbiamo un'azienda qua, ti la lasci. No, lì, dopo l'ultimo anno del liceo, si prendono un bel anno di pausa, se ne vanno in giro per il mondo e si chiariscono le idee. Potrebbe anche essere una soluzione, sì. Certo, certo si perderebbe un po' di tempo, no? Dico... Ma no, ma dai, ma sto scherzando, mamma! Ah, tu scherzi, ma guarda che qua non c'è da scherzare. La scelta di una facoltà è una cosa seria. Lo so, infatti è un problema, perché con una scelta mi sto giocando tutto il mio futuro. Renditi conto, mi viene il panico. Hai ragione, amore. Sai cosa facciamo? Basta pensare al futuro. Oh, ben detto. Adesso ci si concentra sul presente, si studia.
giorni che quella non ti pensa proprio. Dammi 2 giorni e ti faccio vedere io. Sì, sì, povero fesso. Ecco qua. Patatine, gin tonic per il signore, eh? E analcolico per questa splendida rossa. Grazie. Oddio, scusami. Scusami. Non c'è problema, guarda. Scusami. Facciamo un brindisi. Alle decisioni e alle scelte. Perché nella vita bisogna osare. È facile dire osare. Se ho sbagliato a comprare questo, mi suicido. Ti andrebbe di dirmi cosa ne pensi? Meglio di no, è incartato così bene. Ma io sono un perfetto scassinatore. Adriana ha dei gusti talmente difficili che scegliere qualcosa per lei è veramente un'impresa. Sei pronta? Ecco qua. Allora? Che ti ha lasciato senza parole? Dai, facciamo una cosa, se te lo provi vedo meglio come sta il dito. Perché dal gioielliere eravamo soltanto io e lui e aveva delle mani decisamente pelose. Finalmente! Ma che fine hai fatto? Non sapevo più che pensare. Perché ci hai messo tutto questo tempo? Ho camminato un bel po', Elena. Quella nel vicolo che dicevi tu era chiusa e ho dovuto trovarne un'altra. Ti senti bene? Sì, sì, tutto a posto. Rossella come sta? Rossella dai, però è ancora calda. Ma proprio a noi ci doveva capitare, mannaggia. Senti, è il caso di svegliarla secondo te per dargliele? Qui c'è scritto di somministrarlo ogni 4 ore. Quando vogliamo cominciare? Michele, che dici? La vado a svegliare o no? Sì, sì, tanto poi si riaddormenta subito. Ok, vado. Vai. Pure tu. E quei due stanno bruciando le tappe alla velocità della luce. L'ho sempre detto che Joe è una ragazza incendiaria. Più che incendiaria, io direi determinata. Ha detto che lo voleva e se l'è preso. Oh, metta, un po' di discrezione. Pare che stai guardando un film. È molto bello. Ti piace sul serio? Anche a me. Lo trovo perfetto per Adriana. Ha delle mani così belle. Ma che fa, se lo ripiglia? Ma no, con le manine che si ritrova Gio avrà sbagliato misura, no? Forse è meglio andare, se no fai tardi al tuo appuntamento. Hai ragione. Grazie per l'assistenza. L'amore, l'amore è l'oppio dei popoli. No, veramente, quella è la religione, eh? Ah, già. Comunque, oppio o non oppio, per arrivare a fare una cosa del genere col Paolo deve essere proprio partito. E come si fa a non partire con una ragazza come Gio? Quella ti guarda e ti sciogli. C'hai ragione. Ah, non vedo l'ora di dare sta notizia a tutti quanti, assunto a tutti quanti. Proprio una cosa pazzesca per me. Certo che tra ospedale e ambulatorio, la giornata sembra di 240 ore, altro che 24. No, scusa, è che sono talmente stanca che mi lascio dietro i pezzi. No, ma pensa con il nuovo lavoro che cosa sarà poi. Ma non ti preoccupare, qua tutto è organizzarsi scientificamente. Ma che disastro, ma cosa abbiamo combinato? No, le tende, è la libreria, no, ma qua ci vuole proprio un intervento drastico, eh. Sì, vabbè, ma non ti preoccupare, tu ora non devi fare niente, eh.
Volevo semplicemente no, dirti... No, non devi neanche parlare, devi stare riposata, calma, tranquilla, nelle tue condizioni. Più passa il tempo, tu devi riposare sempre di più. Non parla, fai cene, fai il capisco al volo, non ti preoccupare. Ok. Va bene, ma tu pensa al tuo lavoro che al resto ci penso io. Tu comanda e io obbedisco. Tesoro, io volevo semplicemente dire che avrei in mente una soluzione migliore. Migliore di me? Ebbene, non è umanamente possibile. Andiamo proprio nel misterioso. Vabbè, allora diciamo che come tu sei il top, sei il massimo dei massimi, per alleggerirti un pochettino ho pensato di affiancarti un assistente. Eh sì, perché qui la musica cambia, da domani avremo un valido aiuto in casa. D'accordo, Adriana, sei perdonata per il ritardo. A patto però che la prossima volta che ci vediamo ti concentri su di me. Ti sto preparando una seratina speciale. No, no, no. Questa volta niente anticipazioni. Prima arrivi e prima lo scopri. Va bene. Allora ci vediamo qui. A dopo. Ciao. Joe. Sono proprio un cafone. Ti ho tenuta qui tutta la giornata a mia disposizione e magari ti ho fatto anche perdere l'occasione di incontrare quel ragazzo. L'uomo misterioso. Non importa. È da molto che non vi vedete. Non da molto. E l'ultima volta com'è andata? Non è andata. Ho capito che tra me e lui non potrà mai esserci niente di importante. E quindi... fine della storia. E l'hai deciso così, tutto a un tratto? È che io certe volte proprio non voglio vedere. Si è fatto davvero tardi, se per te va bene io me ne andrei. Certo. E scusa se ti ho trattenuta qui fino a quest'ora. Non ci sono problemi. Oh, Joe, comunque in bocca al lupo, non si sa mai, le cose potrebbero sempre cambiare. E a me non dici niente? In bocca al lupo. Certo, buona serata e buona fortuna, Paolo. Redazione prima che arrivino gli altri. Colazione? L'hai fatta? No, no. Beh, te la preparo in un attimo. No, 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 non fa niente, non ti preoccupare, la faccio con Aldo al bar, stai tranquilla, veramente. E con Rossella che faccio io? Vabbè, per ora lasciala dormire. Sì, vabbè, ma poi ha ancora un po' di febbre, non so se è il caso di portarla da Silvia. Elena, non lo so neanch'io, aspettiamo a vedere come sta quando si sveglia, magari per quell'ora sono tornato. Ma devi andare via per forza così presto? Sì, anzi, guarda, è già tardissimo. Ci vediamo più tardi. Ciao. 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 Pronto? Ah, Silvia. Sì. No, Michele è appena uscito, aveva un appuntamento urgente. Sì, sì, Rossella sta qui, tutto a posto. No, volevo dirti che ieri sera ha avuto un po' di febbre. No, 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 tutto a posto, tutto a posto. Non ti ho chiamato perché mi sembrava un po' presto per dirtelo. No, non c'è bisogno che vieni. No, no, te la porta Michele appena torna. Silvia? Pronto? Pronto? Thank you.
facendo? Ai servizi. Tua mamma si è messa d'accordo con la signora Giulia, adesso venga a fare i servizi pure qua. No, dice che quella che veniva prima... Leda, sì. Non bastava più. Ah, scusami, non lo sapevo, mia mamma non mi ha detto niente. In realtà mia mamma è un periodo che non c'è con la testa, non mi dice niente. Vabbè, allora se devi continuare io vado in un'altra stanza. No, 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 non preoccuparti, guarda, continuo dopo. Dai, stai tranquilla, tanto io comunque prima di rimettermi al chiodo mi faccio minimo una doccia di 20 minuti. Non mi dire che te li devi imparare tutti. Più o meno. Allora, ma come fai? Metti che io per caso dovevo studiare con questo caldo, cioè morivo. Sì, ma noi masochisti siamo capaci di questo e altro. Voi e chi altro? No, dicevo, noi che dobbiamo fare l'esame di maturità. Ah! La scuola hegeliana. È interessante? Guarda, io credo che quello sia uno dei libri più indigesti che siano stati mai scritti. Devo dirti la verità, a me i libri mi sembrano tutti indigesti. Quindi l'idea di tornare a studiare non te neanche è passata per la testa? Manco morta. Poi bisogna pure poterselo permettere. Io i soldi per la discoteca, per le pizze, i vestiti. Me li devo guadagnare, sennò non me li passa nessuno. Oh, però ce n'hai messo di tempo, per arrivare, mamma mia. Ci sta il traffico, poi fa caldo, Che dite, vado a prendere pure un po' di champagne? La per colazione? Guardi che in America si usa, la chiamano la breakfast. No, la champagne breakfast. Vabbè, ma qua siamo a Napoli e la mattina ci prendiamo ancora il caffè. Mamma mia, come sei provinciale. Oh, ha parlato quello che ha fatto il militare a Cuneo. Scusatemi, ma Gio, come mai non è ancora qui che lui in genere si sveglia sempre prima di tutti? Oh, avrà fatto proprio tardi perché io ho provato ad aspettarla, ma sono crollato. Brava! Ma dico io, ma che aspettavi a dirmelo, eh? Te l'ha preso troppo largo l'anello, di la verità. Ma quale anello? No, è emozionato, troppo emozionato. Scusatemi, ma voi siete sicuri di aver visto bene? È sicuro. Passi per gli occhi di Guido, ma vuoi mettere in dubbio gli occhi miei? Ma vuoi vedere che veloci come sono questi due si sono già lasciati? Michele dovrebbe essere qui a momenti. Ti offro un caffè? No. Preferisci un succo? Uno yogurt? Ho detto che non mi va niente. Rossellina ora è un po' più fresca. Però credo sia meglio ancora non farla spostare. E tu che ne sai? Dico semplicemente che se la fai uscire adesso rischi che gli torni la febbre. Senti, io sono perfettamente in grado di pensare a mia figlia. Quindi fammi il favore di non impicciarti. Lo dicevo semplicemente per il suo bene. È ovvio che è meglio che resti qui. Invece è ovvio che Rossella non resti un secondo di più qui. Ma almeno aspetta che torni Michele. Io non aspetto proprio niente. Levati di mezzo. Silvia, ti stai comportando in maniera assurda. Io mi comporto come mi pare. Ok, ok, sei liberissima di farlo. Peccato che in queste ripicche stai coinvolgendo anche Rossella. Ma tu hai bevuto. Di fronte alla crisi scoppiata nel 1929 ci fu un certo disorientamento degli economisti. La sua rapida estensione andò assumendo caratteristiche inedite rispetto alle precedenti recessioni economiche. Oh, infatti... ecco qua la nostra psicologa. Anzi, no, no, no. Il nostro architetto. Che dico? La nostra critica d'arte. Oh, durante la notte abbiamo partorito qualche nuova idea, è nata qualche nuova possibilità. Tanto se non riesco a ficcarmi in testa questa cosa posso anche prendermi un annetto prima di residere alla facoltà. Né, perché studi qua? Non sei più comoda in camera tua? Sì, quando Carmen finisce ci vado. Ah, già, già che c'è Carmen. Mamma, potevi almeno dirmelo che veniva? Non lo so, non mi hai detto niente, me la sono trovata in camera senza sapere nulla. Vabbè, scusami, mi è completamente passato di testa, dai. Forse prima potevamo anche parlarne, magari, eh? Ah, perché ti porta qualche problema se lei viene qua? No, non mi crea problemi, solo che... È strano vederla in giro che pulisce. E visto che stava già a Palazzo Palladini, mi è sembrata la soluzione più rapida. Io l'ho chiesto a Leida, solo che lei non poteva venire più di un paio di volte alla settimana. Sì, no, ma va bene. Non lo so, è solo che... Ma pensi che possa imbarazzarla? Ma lei non lo so, io di sicuro. Perché più o meno ha la tua stessa età? Ma sì, perché alla fine io sono qui che cambio ogni 5 minuti su cosa decidere del mio futuro e lei che è più piccola di me già deve lavorare. Sì, hai ragione. Siamo talmente abituati ai nostri privilegi che a volte non ce ne rendiamo neanche conto. Alla fine Carmen è giovanissima e già si è rassegnata a fare la cameriera. Un lavoro del cavolo che non le darà nessuna possibilità di cambiare, di crescere. Non ha prospettive, capisci? La verità.
è che tu sei pronta ad inventarti qualsiasi cosa pur di mettermi in cattiva luce con Michele. Ammettilo. Ti ho solo fatto una domanda e tu ci stai girando intorno da mezz'ora senza darmi una risposta. Ci godi, eh? A gettarmi fango addosso. Ma come ti permetti di accusarmi? E allora spiegami perché odori d'alcol a quest'ora del mattino. Ma sentila, quella che giudica sempre tutti. Tu sei fuori di testa. Ti devi far curare, Silvia. Michele, Michele, sono io. Mi richiami appena puoi, è urgente. Ti prego, torna subito. Ma brava! Vedo che non perdi tempo, eh? Silvia, calmati un attimo. Io sto calmissima. Ok, allora parliamone. Io non ho niente da dirti. Va bene, ma tu ti devi far vedere da qualcuno che ti aiuti. Io non ho bisogno di nessuno. Sto benissimo. Capito? Sto benissimo! Dove l'avevo vista quella data? Io ho finito, me ne vado. Ah, sì, va bene. Aspetta, ti devo dare i soldi maialati mia mamma perché è dovuta scappare, andata in ospedale. Tieni, grazie mille. Aspetta, ti do il resto. Mannaggia, mi ricordo che c'erano degli spicci. Vabbè, dai, non fa niente, Carmen. No, senti, sono rimasta con tua mamma per 24 euro e 24 euro mi prendo. Ecco. 20, 30... Senti, tanto devi tornare, no? Fai chiederglieli tu quando torni. No, io debiti non ne voglio. Ecco. Mi dispiace, ma l'euro intero non ce l'avevo. Va bene lo stesso, grazie. Ah, hai detto a mamma che torno domani alla stessa ora. Va bene, ok. Ma allora, ciao. Ciao. Giù, guarda, ti ho cercato dappertutto. Si può sapere che è successo? Ho litigato con Paola. Però ti prego, parla, va, mi fai star male così. Ma dico io, ma che cosa può essere successo da ieri che ti ha dato l'anello a oggi che stai così a pezzi? L'anello non era per me. Ha voluto solo che lo provassi. Stare con lui ieri è stato un incubo. Non ho fatto altro che parlarmi di lei per tutto il tempo. E poi mi ha chiesto di accompagnarlo in gioielleria. Questo è cretino. L'unica cretina sono io. E poi, come se non bastasse, al vulcano ha voluto che provassi quel maledetto anello per vedere come stava sulla mano di una donna. È stato terribile. Io avevo capito proprio un'altra cosa. Io già mi sentivo morta. Il colmo è stato quando, andando via dal vulcano, tu mi hai guardato e mi hai fatto ok con la mano, tutto contento. Ma guarda tu in che situazione mi dovevo mettere. Ma perché tutte a me? Ma perché non me ne va mai bene una? Madonna mia, sono stato proprio un imbecille. No, l'unica imbecille sono io. Mi sono illusa che lui si fosse finalmente accorto di me. Ma da oggi basta. Basta. Ho già perso troppo tempo presso a questa storia. Io ti giuro che questa è la volta buona che me lo tolgo dalla testa. Ho provato pure a calmarla, a dirle che stavi per arrivare, ma non ha voluto sentire ragioni, se l'è presa e è andata via. Che lei è fuori di testa lo sappiamo, ma a te come ti è venuto in mente di lasciarmi qua da sola? Mi dispiace, ma l'appuntamento con Aldo proprio non potevo rimandarlo. Guarda, è stato penoso, non hai idea di come mi ha trattata. Mi dispiace, te l'ho detto. Michele, non mi devi mai più lasciare in una situazione del genere, hai capito? D'accordo, non succederà più, però adesso calmati, mi sembra che non sia successo niente, no? Sì, perché non l'hai vista tu. Vabbè, sarà stata particolarmente agitata, ma è comprensibile, è la prima volta che ci lascia la bambina. Michele, non era solamente agitata. Non drammatizziamo adesso. Sì, vabbè, come vuoi. Dove stai andando? Vado a cambiarmi. Ho un appuntamento con Sio Raffa per andare da mio padre.